Bambini, noi andiamo a fare la spesa adesso, voi rimanete da soli a casa. Per favore, compratemi le pile per la macchinina, perché il telecomando non funziona. Mi piace tanto giocare con la mia macchinina. Va bene, le compriamo. Voi comportatevi bene, torniamo presto. Qui pane, puoi mangiare l'erba. Buon appetito, cavalluccio! Nella vecchia fattoria, c'è un cavallo, c'è un cavallo! Ho avuto un'idea! Adesso apro il telecomando e aggiusto le batterie. Tiriamole fuori! Le bollisco in pentola, così ricominciano a funzionare. La cucina! George! Che cosa hai fatto? Le batterie non si bolliscono nell'acqua! Adesso esplode tutto! Scappiamo! George, che cosa è successo? Bisogna subito chiamare i pompieri! Roy! Aiutaci tu! Oddio, qualcuno mi sta chiamando! Chi potrà essere? Devo andare ad aiutarli! Che brutto incendio! Adesso vi aiuto io! Roy, ti do una mano io! Sidney, fai presto! Non posso farcela senza il tuo aiuto! Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo spento! Tutto è bene quel che finisce bene. Grazie, Roy! È il mio dovere, Sidney. Sono sempre felice di aiutare le persone a spegnere gli incendi. Ho sentito che è successo qualcosa. Qual è il problema? Ciao, Polly. Niente, abbiamo solo avuto un piccolo incendio, però adesso va tutto bene. Che cosa è successo? Papà, Polly, io ho soltanto pensato che se facevo bollire le batterie ricominciavano a funzionare. Ai ai ai, George. Mamma, papà, come potete lasciare i bambini incustoditi? Sì, Polly, ha ragione. Proveremo a non lasciarvi più da soli in casa. La prossima volta che uscite, potete lasciare Peppa e George con me. Li guardo io. Grazie, Sidney. La prossima volta ti chiameremo sicuramente. Urrà, urrà! Ci piace giocare con Sidney. Bene, adesso mi sento più tranquillo. A proposito, Papa Pig, lei ha una bellissima macchina. Grazie, Polly. Anche a noi piace molto la nostra macchina. Sì, è proprio bella. Ragazzi, mentre mamma e papà mettono a posto in casa, io e voi andiamo a fare una passeggiata. E tu, preferisci giocare di più in casa o all'aperto? Scrivimelo nei commenti. Ciao!